L'ho violentato moralmente. Un brano che a me non andava di fare, perché pare un po'. Lo sai neanche a me. Il tuo. Il gusto di violentarti. Come lo ci capisco? Vedo che però l'ho scritto un bel po' di anni fa, forse più di 10. Mi ha fatto ricordare proprio lui ragionando su alcune vicissitudini passate in cui ho detto, abbiamo fatto quello quella cosa, ho detto, questo brano mi sale da Luca, quindi più di 10 anni. Niente di misterioso, ti parlava di date. Eh sì, sì, vabbè, dico senza andare nello specifico. Quindi se non, per non dirvi la mia età, ma più di 10 anni fa io forse non ero neanche maggiorenne. Non eri manco maggiorenne. Manco maggiorenne. E ho scritto questo brano che poi mi sono ritrovato un po' dopo. E ovviamente c'è cioè, quella storia classica, no? Tipo ognuno scrive una canzone, per difficile ritrovarsi col tempo nella canzone, però me l'ha scritta, sta là. Però è in quattro quarti. È in quattro, è in quattro quarti, ovviamente, ovviamente. E niente, il maestro l'ha voluto fare, io. Sì, il pezzo che l'ha reso giustamente famoso. Famosissimo. E si chiama In un istante. Questa... O l'isola. O l'isola. Questo pezzo è un ritornello che secondo me poteva diventare famosissimo, la hit mancata più bella, mancata più bella del suo repertorio e del repertorio in generale di tutti i Colli Aminei. Antonio Marco, maestro ci introduce. Comunque ti volevo dire che io abito con gli Aminei come manco, quindi a la scelta. Ma tu la conoscevi quindi la hit? Sì. Ah, ovvio. Allora di quale Aminei la oggi parla? È passato lo zingaro con la tua hit dentro. Bellissimo. C'erano ancora i CD pirata all'epoca. Che poi fugge lontano oltre lo spazio intero.